stereotipo della femme fatale nasce con il genere noir. La femme fatale è quella donna bellissima, molto procace, che si rivolge ad un detective solitamente caduto in rovina per la scomparsa del marito, in lacrime, quindi appare subito come la vittima della situazione, quando in realtà si viene a scoprire che lei inevitabilmente è l'assassina del marito e quindi assolutamente la carnefice. È una donna che normalmente noi immaginiamo nello stereotipo dell'abbigliamento appunto anni 40, perché proprio in quell'epoca il cinema cominciò a rappresentare moltissimi film di genere noir. Infatti quasi tutte le dive dell'epoca interpretarono la femme fatale, compresa Marilyn Monroe, ed è un personaggio talmente stereotipato e talmente definito che è facilmente identificabile da una serie di caratteristiche, che sono avere un corpo molto formoso, avere uno sguardo molto languido, essere appunto una grande seduttrice. E proprio in virtù del grande numero di film noir che sono stati girati, la femme fatale è una donna che magari di sera fa la cantante, quindi lavora in un night, come per esempio Jessica Rabbit.